Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo 18esimo episodio della nostra serie The Sims. Allora, siamo più o meno dove ci siamo lasciati ieri, però prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto. Vi ricordo signori di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo sempre di raggiungere i 2000 iscritti. Signori, allora, detto questo, allora, non ci siamo, non è successo granché, siamo tornati semplicemente dalla palestra e io gli ho detto al Bontino di andarsi a coricare. Abbiamo gli obiettivi fatti per un discorso di lavoro, purtroppo però il rendimento è medio, quindi non, mi sa che questa volta che andremo a lavorare non otterremo la promozione di cui abbiamo bisogno. Porca miseria, quindi, però c'ha tutto. Oh, si è svegliato, zi, sta calmo, sta calmo. No, che problemi hai? Che problemi hai? Vai in bagno così. Dove cazzo non c'è il bagno in questa casa? Di qua. Allora, scusate, fatemi cambiare un attimino la sistemazione. No, sta andando a mangiare. Che sta andando a fare? Ah no, ripuli. Bravo, ti è un tipo pulito. Usa questo. E anche il teletrasporto, signore. Si è spostato velocemente da un punto all'altro della casa. Senza. Non facciamoci troppe domande. Fai colazione, Tino mio. Uovo e tosto. Direi che è abbastanza buona come sistemazione. Questo abbiamo tutto, lui c'ha 4 giorni di lavoro alle 3, come se non ce lo sono domani, vai zio e martella pesantemente queste giornate. Non è dimagrito un tubo, è sempre bello pacioccone il nostro Tino, nonostante sia andato in palestra e abbia un attimino cercato di... La signorina, che è venuta a salutarci la signora, chi sei? Marta, chiacchiera sulla proprietà, no. Scusatemi, sono un attimo confuso. Da dove cazzo era arrivata questa? Comitato di benvenuti. Ah zì, ma siete un po' ritardati. Già è una settimana che io sto qui. Buongiorno comunque, salve. Invita i vicini a entrare. Entrate. C'è qualcosa che non torna. Ho dei vicini un pochino. No, se ne sono andati. Ma che cazzo era? Ma che problemi di... Ma che vicini sballati c'ho, signori. Tutto questo Tino impazzisce ai fornelli, però va bene. C'è un attimino di confusione in questa situazione, però va bene. E invita i vicini a entrare. È rimasto solamente uno, però noi in generale invitiamo i vicini a entrare. Beh, stiamo parlando con la tizia. Scusatemi, sono un attimo confuso. Vai a casa. Ma cosa cazzarola è appena successo? Cosa ho appena visto, signori? La pazzia più totale. Questa non me l'aspettavo. Questa c'ha ancora l'ombrello in mano, fatemi capire, questa c'ha ancora l'ombrello in mano, sì, decisamente sì, questa è entrata con un ombrello trasparente a casa, quelli stanno a pomiciare a casa mia, bene, Tino non sa che fare, Tino è un po' confuso, Tino parla con la tizia, domandagli, chiedigli dell'autore preferito, sì, poi parla pure con lui che mi sembra un attimino, discute gli interessi, parla con questa, parla un po' con tutti, Tino mio. Presentazione allegra, sì, presentiamoci con la tizia con la quale non ci conosciamo, nel frattempo questi sono a casa loro, si stanno sedendo, perfetto, ognuno qua, vige la libertà più totale, signori, qua sono perfetto, questo si sta venendo a sedere a guardarsi la televisione e a consumare la luce di casa mia, bene, bene, tutto questo Tino, sai che tra un po' dovremo andare a lavorare, quindi devi essere... Niente, è un rendimento medio, signori. La vedo più lunga del previsto. Comunque, facciamoli chiacchierare amichevolmente a tutti quanti e andiamo avanti, signori. Il video di oggi noi dovremmo riuscire. Abbiamo, ci hanno portato due torte. Oh, che carini, che vicini carini che abbiamo. Stiamo a parlare con tutti e quattro. Bene, bene. Stiamo ampliando le nostre amicizie. Questa cosa mi fa piacere. Questa cosa mi fa piacere, signori. Abbiamo ampliato le nostre amicizie. Guarda quante belle amicizie c'ha il nostro. Chi è questa? Laura. Ah, siamo ancora innamorati di Laura. Silvia, che non mi ricordo chi sia, perfetto. E tante belle persone. Lucia è nostra moglie, bene così. E poi Navizaga è quella che abbiamo conosciuto in palestra l'altra volta. Bene, bene, bene. Che però, nessuno sa niente, signori, nessuno sa niente. Stiamo chiacchierando, sto comitato è benvenuto, quanto cazzarola dura? Bene, ok, basta così, non chiacchierare più con nessuno, mangia qualcosa, zio, perché tra un poco... No, no, non devi chiacchierare, devi mangiare, devi mangiare, mangia uova e tosto, cazzarola, le cucinate 3 ore fa, dico, dovresti anche mangiarle, perché tra un poco vai a lavorare, zio, ricordatelo, ricordate che tra un poco dobbiamo andare a lavorare, quindi stiamo mangiando, la vescica è pronta, zio è pronta, la vescica è piena, bene così. Bene così,
Riesce il tempo ad andare un pochino più veloce? No, se ne sbatte altamente. Il comitato di benvenuto sta finendo. Quella in camera mia che cosa sta facendo, signori? Sta capendo cosa mi... mamma che libreria povera però che abbiamo. Allora, Tin inizierà a lavorare tra un'ora. Mi manca qualcosa. Non iniziava alle 3 Tin a lavorare, sì. C'è qualcosa che non mi torna, signori. Sono le 3. Perché Tin non va a lavorare in questo periodo? Perché nessuno gli dice vai a lavorare? Non c'è qualcosa che non mi torna. Ma lui alle 3 dovrebbe lavorare. Perché non... Adesso non devo fare... Questo è arrivato in appartamento. Non lo so, signori. Va bene. E qua, questo è il comitato del benvenuto. Oh, al momento Tino è un po' occupato. Deve recarsi al lavoro. Vai al lavoro subito. Certo che devo andare al lavoro. Sì. Cambia. Ci sta andando alle 3:30. Lui così. Ah, certo. Perché ora sono resi conto che non c'era Tina a casa. Quindi dice che cazzo allora Tina si va al lavoro. Sono tutti più tristi. Sarà per la prossima volta. Ma andatene via, ma chi vi vuole qua a casa mia? Questi sono rimasti lì, mamma mia. Questi dobbiamo starci lontano, signori. Questi sono terribili, questi si stanno impossessando di casa mia. Io sono a lavorare e questi sono ancora lì. Boh. È ora di scappare, farò tardi al lavoro. Ah, meno male che questa se n'è andata. Vediamo questa quando lo capisce che dovrebbe andarsene. Oh, se n'è andato pure lui. Meglio così, signori, meglio così. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ok, signori, Tino è tornato a casa, è teso, va bene. Non abbiamo ottenuto la promozione perché era scontato, giustamente non abbiamo un rendimento alto, quindi non possiamo ottenere la promozione che, per la quale siamo venuti qui, quindi ci dovremo fare qualche altra giornata prima di poter finalmente ottenere la promozione, per cui ci siamo trasferiti lontani dalla nostra famiglia, ripuliamo tutte le cose, mangiamoci questo pezzo di torta, prendi un pezzo. E mangi questo pezzo di torta, veloce, Dino mio, rapido, veloce, indolore, dai, dai, dai. Non rimanere lì fermo, dove stai andando con questo piatto? Vabbè, li sta lavando in bagno, vabbè, lui ha le sue teorie, signore. I piatti sono magicamente spariti, bene, bene, grande Tino, mangi questo coso, veloce, non ci pensiamo troppo, non ci pensiamo troppo. Allora, capiamo un attimino poi il da farsi. Ok, sta pulendo il suo bel piattino. Ha bisogno di dormire, bisogno di divertimento. Allora, Tino mio, intanto vai a dormire. No, non ce l'hai un computer qui, Tino, mi dispiace. Non hai un computer, quindi non pensare ai videogiochi e alle cose varie. Devi andare a dormire, zio. Mettiti il bel pigiamino. Sì, stai zitto. Metti il pigiamino e dormi, come se non ci fosse un domani. Oh, perfetto. Ok, signori, direi di un attimino di far smettere il bontino di dormire, prendere il telefono. Non ce l'hai un computer, Tino mio, chiacchiera con. Facciamogli fare una telefonata a sua moglie. Dove sta sua moglie? Dove stai, mogliettina? Dove cazzo è la sua moglie? Non hai il numero di telefono di sua moglie? Non ci credo, signori. Mi manca la moglie. Mi manca la moglie. Non hai il numero di telefono della moglie? Di cosa stiamo parlando? Vabbè, chiama Laura. Fatti una chiacchierata con Laura, poi chiudi con Laura e ti fai una chiacchierata con Giorgia. Richiama più tardi. Che cazzo era che problema c'è questa? Che ora li fa? Sono le 11 del mattino e questa dorme. Va bene, va bene, va bene. Allora, la violenza di Tino, signori. Acceleriamo un pochino le tempistiche in modo tale che Tino si spiccia a cucinare. Perché deve fare... Non è un problema di mangiare, signori, ma giustamente Tino. Perché si addormenta così davanti ai piatti, Tino? Io non lo capisco queste cose. Che problemi hai? Urla, ma non devi urlare, Tino, devi stare tranquillo e sereno. Devi stare tranquillo e sereno. Ha grossi problemi comunque. Allora, aspetta un attimo. Come si fa? Faccio un selfie, gioco una partita, naviga, gioco una partita. Oh, perfetto. Cucina e poi gioca di una partita così ti rilassi un attimo. Mamma mia che sei stressante. Questo non ho iniziato, appena iniziato. Mi sa che devi cucinare anche tanto oggi, quindi dai, dai, dai. Ma che sta facendo? Io non lo capisco, certi momenti non lo capisco realmente. Né sto gioco né a Tino, signori. Sì, mettilo il piatto lì, bravissimo, poi siediti. E chi ti ha detto che devi mangiare? Chi ti ha detto che devi mangiare? Devi giocarti una partita col telefonino. Gioca, zio. Oh. Che? Hai già finito di giocare? Devi giocare una partita, zio. Gioca una partita. Oh. Gioca una partita.
Gioca una partita, riesce così a salire un attimino il divertimento o... Meno male, meno male. Stiamo un attimino riuscendo a far salire il divertimento. Gioca una partita. Tino, 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 porca miseria, Tino mio, porca miseria. Dai, porca miseria, che tra un poco ti chiamano da lavoro e dicono quando cazzo allora sei. Fatto al 25%. Chi ti ha detto che devi mangiare? Vattene al lavoro, vattene al lavoro, perché mamma mia come mi ha stressato oggi quest'uomo. Come mi ha stressato oggi quest'uomo. Ok, siamo tornati dal lavoro, signori. Siamo sempre più tesi, quindi bene, bene. Quindi direi di giocare una partita. Giocare ancora una partita. Giocare ancora una partita. Giocare ancora una partita. Giocare ancora una partita. In tutto questo è il suo... ancora non riusciamo a ottenere sta cazzola di promozione. Mamma mia, che fastidio, che fastidio. Gioca una partita. Gioca una partita. Quindi così il suo umore un attimino dovrebbe risollevarsi. Dopodiché magna di sto pan, mangia sto pan bauletto, che ancora è buono. In tutto questo io non so dove sia rimasto Tino. È rimasto davanti all'ascensore. Sì, sta giocando davanti all'ascensore, signori. Va bene, va bene, va bene, super. Lui, gli piace lì, signore, gli piace lì, gli piace lì. Poi gioca di un'altra partita, gioca un'altra partita, poi gioca ancora un'altra partita. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Vai avanti, andiamo avanti con le tempistiche. Dai, dai, vediamo se riusciamo a tirare su la gioia di Tino. No, assolutamente no, proprio non gli interessa, non c'è un problema di base proprio. C'è un grosso problema di base, è tutto, e tu continua a giocare con sto cazzarola di telefonino, gioca, gioca, gioca una partita, gioca, gioca, gioca una partita, ok, dai, vediamo se riusciamo a tirarli su il morale così, signori, in tutto questo quel piatto è diventato fituso come pochi, e ci credo, si è magnato il piatto che stava diventando brutto, mamma mia, Tino mio, mamma mia, Tino mio, sei proprio scioccante, sei proprio scioccante, allora, poi usi questo, chi è? Chi è? Ciao Tino, ti chiamo per farti sapere che Silvia Rizzo è deceduta. Pensavo volessi... Come Silvia Rizzo è deceduta? Come Silvia Rizzo è deceduta? Signori, fermi tutti! Fermi tutti! Come Silvia... No! 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 Signori, fermi tutti. Chi cazzarola è Silvia Rizzo? Sono un attimo confuso. Sono un attimo confuso. In tutto questo è nato nostro figlio, signori. Quindi scusatemi, andiamo un attimino a trovare la mia famiglia, signori. Sì, torniamo perché è nato mio figlio e non ne so niente. Non sono stato informato, signori. È nato mio figlio e non sono stato informato. Ma chi cazzarola è Silvia Rizzo? Signori, siamo arrivati a casa mia. Bussa alla porta. Cioè, questa è casa nostra, stiamo pure bussando alla porta. Bene, nel frattempo qui la nostra pianta di rifiuti sta germogliando, che cosa carina. E... scusatemi. Chi cazzarola è Silvia Rizzo? Oh, bene, entra pure. Salve, salve. È nata... Vuoi spegnere? Questa consuma sempre tutta la luce. È nata nostra figlia! Nutrigo Bimber, come ti chiami? Salvatore, sì, signori, abbiamo il maschietto! Cambia pannolino, abbiamo il maschietto! È nato Salvatore, signori! Salvatore, le lasceremo questo nome? Assolutamente no, signori, assolutamente no! Assolutamente no! Dobbiamo subito andare a fare delle modifiche. Non funziona così. Chi cazzarola è Salvatore? Allora, fermi tutti. Fermi tutti. Ma finalmente il maschietto di casa ammazza, signori. Ma voglio cambiargli il nome. Voglio cambiargli il nome, non me lo fa cambiare. Ma porca miseria. Perché non mi fai cambiare il nome di mio figlio? Non me lo fa prendere. Niente, per ora non lo possiamo fare, signori. Allora, per oggi ci fermiamo qui, signori. Esci dalla casa. Per oggi ci fermiamo qui, signori. Detto questo, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Capiremo chi è questa Lucia Sanna che è deceduta, che attualmente mi manca. Forse lei. Chi è la Lucia Sanna che è deceduta? Boh, lo scopriremo, signori. Detto questo, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!